Metti la tua casa sotto la protezione di un tetto garantito. Scegli Gran Mutuo. Avrai uno spread a partire dall'1,15% e la protezione di un tasso massimo garantito per sempre. Cari Spezia, aperti al tuo mondo. Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Proviamoci. Non era una gara facile, così era annunciata la vigilia, quella con la SPAL. C'era comunque ottimismo per vedere un buono Spezia che è andato in vantaggio sul campo di Ferrara, ma poi si è fatto raggiungere e sorpassare con l'infallibile legge dell'ex che ha punito la formazione di mister Di Carlo e contemporaneamente lanciato quella di Semplici sempre più nei quartieri alti della classifica. Parleremo di tutto questo naturalmente unitamente ai risultati della giornata insieme a Gianluca. Buonasera e ben ritrovato. Ciao Marco e buonasera a tutti i telespettatori. E naturalmente proprio per annunciarci i numeri di questo turno, ben ritrovata anche a Selene. Ciao. Ciao Marco, grazie e buonasera a tutti i nostri telespettatori. E proprio così andiamo subito a leggere insieme i risultati, le classifiche di questa 18ª giornata di campionato, aperta dall'anticipo tra Pisa e Bari che si è svolto venerdì. La partita finisce a reti inviolate. Ascoli-Latina 2-2, il doppio vantaggio dell'Ascoli, pareggiano poi gli ospiti. Finisce 1-1 tra la partita tra Avellino e Benevento, Carpi-Ternana 1-1, il Carpi che termina la partita addirittura in 9 uomini, il Cesena batte per 3-0 il Cittadella, il Frosinone perde in casa contro la Salernitana per 1-3, il Perugia batte per 1-0 la Provercelli, la SPAL ha la meglio sullo Spezia per 2-1, Vicenza 1, Hellas Verona 0, Virtus Entella Trapani 2-2, accade quasi tutto nel pieno recupero, Brescia-Novara finisce con il risultato di 0-0. E andiamo quindi a vedere la classifica dopo 18 giornate di campionato. In vetta a quota 34 punti troviamo il Verona. Sono ben tre le squadre che si contendono il secondo posto con 32 punti e sono Benevento, SPAL, Frosinone. 29 Perugia, 28 Cittadella Carpi, 26 Virtus Entella, 24 Bari, 23 Spezia, 22 Novara Brescia, 21 Salernitana, 20 Latina Pisa Ternana, 19 punti Ascoli Cesena, 18 Provercelli Vicenza, 17 Avellino e 12 Trapani. E visto che parliamo di numeri, andiamo anche a vedere la classifica marcatori. Al momento davanti a 14 reti troviamo ancora Pazzini del Verona, ma salgono anche Coda, Lasagna e Ciano. Vi ricordo che anche da casa potrete intervenire nella nostra trasmissione, ci potrete infatti inviare un sms al numero 331-7070-002 oppure una mail all'indirizzo diretta@teriliguriasud.it e infine potrete anche comunicare con noi attraverso il nostro gruppo Facebook chiamato Proviamoci. Grazie Selene. Gianluca, un campionato in cui effettivamente il risultato della giornata è proprio quello della SPAL, se vogliamo, almeno per i quartieri alti, bene anche il Perugia. In coda invece boccata d'ossigeno per il Cesena, che non sembrava poter dilagare così, almeno quello visto al picco, in una gara non semplice come quella con il Cittadella, e un brodino per il Trapani su un campo non facile come quello della Virtus Entella. Una giornata davvero particolare, torniamo a vedere la classifica perché è una giornata che vede cadere molte delle nobili del campionato. A vincere sono solamente la SPAL contro lo Spezia e il Perugia, squadra davvero costante, una squadra che ha un buon attacco e un'ottima difesa, destinata a giocarsela per i quartieri alti fino alla fine.
Il Benevento perde punti contro l'Avellino, di Novellino, che strappa un buon punto per la bassa classifica. Il Verona perde il derby, a sorpresa, contro il Vicenza. Chi se lo aspettava alla vigilia? Davvero in pochi. E sta inciampando un po' troppo spesso questo Verona, che comunque resta in vetta alla classifica. Ma il paradosso più grande di questa giornata è il capitombolo interno del Frosinone. Frosinone che perde contro la Salernitana, mentre, analizzando il resto di quello che accade, parliamo di una classifica da Bari in giù fino all'Avellino sempre più corta, con un Trapani in grossa difficoltà nonostante il brodino preso nell'ultimo turno. Un campionato ancora aperto, campionato che vede comunque in maniera abbastanza delineata un gruppone di squadre che sono ancora squadre indecifrabili dal vorrei ma non posso in vista del mercato di gennaio. Hai detto benissimo, hai fatto bene anche a sottolineare il passo falso del Verona troppo spesso, da quando paradossalmente ha vinto al picco 4-1 e lì sembrava incontrastato dominatore di questo campionato. Invece è un campionato che è ancora poco decifrabile e che sta anche offrendo qualche spunto nella parte centrale della classifica, dove peraltro alberga lo Spezia. Gianluca, a questo punto io ti chiedo... questo alberga che non mi piace tanto, questo verbo non è che mi entusiasma. Perché è già un po' che lo Spezia è lì ai margini della zona playoff e allora proprio per questo io ti chiedo, Gianluca, questa squadra anche in vista del mercato di gennaio ha fatto 15 gol, ne ha subiti altrettanti. Ha bisogno sicuramente di un attaccante, questo ce lo siamo detti più volte nel corso di tutte queste giornate. È una formazione, come hai detto, del vorrei ma non posso, perché anche ieri va in vantaggio su un campo non facile, quindi avrebbe potuto mettere la gara subito in discesa e invece si fa rimontare da un'altra neopromossa che fa sul serio. Ecco, io ti chiedo, Gianluca, quello che abbiamo sentito dire a Volpi qualche settimana fa, forse se si fosse sentito dire a inizio anno, chiaramente nessuno avrebbe avuto pretese. Però, come sai, si è detto invece a inizio anno, puntiamo a migliorarci. Migliorarci significa chiaramente centrare ancora i playoff. Il campionato è lunghissimo, ci mancherebbe, però il passo da tenere non è questo. Io credo che possa essere ancora perseguibile come obiettivo, perché alla fine quasi nessuno corre, lo abbiamo visto, però dobbiamo essere sinceri nel dire che spesso e volentieri c'è qualcosa che non va. Qualcosa che non va, lo dicono i numeri, dopo 18 giornate solamente 15 gol realizzati, davvero poco, troppo poco, ma un velato ottimismo è giusto mantenerlo. Certo. Se le prossime gare lo Spezia dovesse riuscire a guadagnare comunque un prezioso bottino di punti per rimanere agganciato alla zona playoff, con i tasselli giusti là davanti, lo Spezia potrà puntare dal sesto all'ottavo posto. Poi sono tutte là, quindi fondamentalmente certo. Abbiamo visto il Cittadella, che all'inizio del campionato poteva sembrare la sorpresa, ora sta avendo grosse difficoltà. Il Benevento, tante neopromosse che possono essere incognite, ci sono quelle neopromosse che vanno avanti fino alla fine, quelle neopromosse che durano fino a metà campionato, quindi a gennaio non si dovrà sbagliare nulla, se si vorrà arrivare ai playoff servono gli innesti giusti e credo che sia una concezione ben radicata nella mente non solo di Di Carlo ma anche del DS Fusco. E forse anche un po' lo scotto da pagare per avere lanciato tanti peraltro bravi giovani, questo va detto anche a onore della politica di quest'anno. Cosa invece non ha funzionato ieri? Al di là della storica legge dell'ex, che nel calcio non manca mai di far sentire la sua voce, però cosa lo Spezia non è riuscito a fare per tenere quel risultato in una gara che si era messa subito bene e quest'anno ce ne state poche che si sono sbloccate così rapidamente? È un po' un'anomalia, una partita da gestire meglio,
È mancata quella astuzia, quella furbizia, quell'esperienza complessiva per gestire una gara incanalata su binari favorevoli fin da subito. Perché fondamentalmente lo Spezia aveva sempre dimostrato solidità difensiva, trovato subito il vantaggio, si sarebbe aspettato una gestione diversa. Ed invece anche alla fine la logica, poi alla fine non c'è stata la logica dell'accontentarsi del punto e le cose sono andate male. Male per ora, c'è tempo per rifarsi, ma speriamo di arrivare presto a gennaio a quella lunga sosta per fare quei correttivi che servono per entrare, e uso il tuo termine, albergare nei playoff, sempre in zona playoff. Eh sì, perché poi comunque siamo convinti che effettivamente ci fosse il classico, no? che le partite te le fa vincere. Là davanti probabilmente questa squadra 5-6 punti in più li avrebbe, ma senza dubbio. Vabbè, tant'è. Selene, andiamo a sentire qualche intervista? Sì, andiamo a sentire qualche intervista. Abbiamo le parole del mister della SPAL, Leonardo Semplici. Mi interessa che la squadra anche oggi abbia fatto una grande partita contro una grande squadra. Siamo passati in svantaggio dopo due minuti, sono una squadra anche esperta loro, quindi ribaltare il risultato come abbiamo fatto noi, secondo me è un grande risultato e ci dà merito, forza, consapevolezza. Stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista. Sicuramente bisogna anche gestire meglio l'inizio di partita, l'inizio di secondo tempo, dove purtroppo si ripete e concediamo. Abbiamo qualche amnesia, invece poi i ragazzi durante l'arco dei 90 minuti dimostrano avere altre qualità, bisogna dimostrarle fino dal primo minuto. Ecco, questo è un aspetto sicuramente insieme agli altri che dovremo migliorare. L'azione del gol del 2-1 è la fotografia di cosa può fare questa squadra, di cosa è in grado di produrre questa squadra. Ma sì, noi quando insomma giochiamo a pallone, insomma, riusciamo a avere delle buone trame di gioco, insomma, i ragazzi insomma lo stanno applicando in maniera positiva, magari non sempre ci riusciamo, però insomma ultimamente i ragazzi stanno facendo, secondo me, delle cose inaspettate, perché stanno andando al di là di quelle sono veramente le loro qualità, che ad oggi devo dire sono ancora inespresse. Quindi secondo me abbiamo tanti margini di miglioramento, bisogna crescere sia come squadra e a livello singolo, però insomma siamo felici di questa bellissima vittoria, rimaniamo i piedi per terra, continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto, anzi con più desiderio di migliorarci, perché insomma c'è un popolo dietro noi e ci spinge. Anche oggi li ringrazio perché sono stati veramente determinanti per ribaltare il risultato, e questo entusiasmo, questo desiderio che c'è di venire a vedere la spalla ci deve dare quella forza ancora di più per far sì che giorno dopo giorno cerchiamo di migliorarsi, a partire dall'allenatore e a finire al magazziniere, per cercare di portare sempre più in alto questa squadra. I soliti noti, ma poi tengo a sottolineare le prove offerte da Castagnetti e da Zigoni per abnegazione, per determinazione. Ah sì, questa è la loro forza, la forza di questi ragazzi, di questo gruppo, che ogni volta che chiamo qualcuno in casa si fa trovare pronto e si mettono sempre in discussione, mi mettono sempre in difficoltà nelle scelte prepartite, e questa insomma è la nostra garanzia di futuro positivo, perché un allenatore quando non sa chi scegliere tra un giocatore e un altro vuol dire che ci sono due giocatori che si allenano bene, con grande professionalità, e quindi è un aspetto determinante per il nostro futuro. Al cospetto di una Spezia a grandi firme, con grandi ambizioni, si è vista un'eccellente spalla, sovrastati soprattutto a centrocampo gli uomini di Carlo, sia per la linearità del gioco, la precisione di impostare la manovra, sia per il dinamismo e la velocità. Ma ragazzi, a centrocampo, ma io credo da tutte le parti stanno facendo bene, l'attacco si sarifia, non fa di non possesso, abbiamo sicuramente anche sofferto in certi frangenti, ma insomma l'abbiamo fatto nella maniera giusta, non mollando mai niente, e quindi insomma questo mi rende sereno, perché vedo che anche la lettura dei momenti della partita stiamo migliorando, quando c'è da attaccare attacchiamo, quando c'è da soffrire soffriamo tutti insieme, questo è importante per arrivare poi al risultato. Oggi l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo secondo me da diverse partite e ne vediamo i frutti. Hai avuto indicazioni sull'espulsione di Gasparetto? Perché noi sinceramente da fuori poco abbiamo capito, per non dire niente. No, non credo abbia fatto niente di particolare, secondo me
o c'è stato uno sbaglio di persona o non credo, però insomma non ho visto bene, quindi non posso dare un giudizio e non ho chiesto niente. Per chiudere la classifica la possiamo guardare, la Spal è seconda? Ma bisogna guardarla, è giusto guardarla, però io lo sai, io aspetto fine dell'anno per capire un po' quello sarà il nostro futuro, quello faremo da grandi, e ci sono ancora 3 partite per arrivare alla fine dell'anno, poi lì magari potremo guardare ancora con più interesse la nostra classifica, perché potrà determinare anche il nostro futuro. Siamo strafelici perché è inutile negarlo, però insomma è giusto anche calmare i miei giocatori, perché stiamo facendo bene, però insomma bisogna sempre avere quell'umiltà che ci ha contraddistinto fino ad oggi e bisogna mantenerla. Abbiamo diversi messaggi, magari ne leggiamo alcuni. Ci scrive Franco Capozza che dice: quasi 6.000 abbonati, non si merita una coppia d'attacco Cisotti-Baez, non siamo il Lumezzane. E ancora ci scrivono: sapevamo che era difficile, ci abbiamo provato, ma senza attacco è tutto più complicato. Per me Baez è inadatto alla Serie B, meglio Cisotti. Ed è proprio Baez, diciamo, uno di quelli tra presi più di mira dai nostri telespettatori a casa. Infine un altro messaggio che ci scrivono da casa: è possibile che Pulsetti sia diventato la riserva di Deiola? E inoltre ci chiedono se abbiamo qualche nome per il mercato di gennaio. Pulsetti, dobbiamo dirlo, ha avuto qualche periodo in cui è stato fuori per qualche acciacco e quindi fondamentalmente è uno dei tanti. Logicamente qualcuno dice l'esperienza si fa sentire, quindi non è neanche giusto dare così tanta responsabilità ai giovani. Poi anche di Baez credo ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, in effetti un po' di punti ce l'ha sulla coscienza. Baez ma è stata una scommessa per ora strapersa, però sì. Vediamo alla fine dell'anno. Nomi invece per gennaio? Qualche attaccante che può essere scontento da qualche parte, che gioca meno ma che ha grandi qualità, è stato messo nel mirino. Quindi vedremo se partirà in una big della Serie B, oppure c'è qualche nome di qualche giocatore che sta segnando tanto in Lega Pro. Vedremo se sarà fatto un investimento oppure un prestito di chi è scontento da altre parti. Quindi un nome non ti sbilanci. No. L'hanno capito da casa. Ok. Finisco di leggerli così poi passiamo poi alle parole di mister Di Carlo. Ancora in merito al mercato ci scrive Anna che dice: ci vuole una punta forte che faccia i gol, non giocatori a fine carriera, vero Fusco? Domanda. E poi ancora: sono stati fatti tanti errori di valutazione sul sostituto di Iemmello, Nenè e Granocce poco incisivi, serve un rinforzo pesante in attacco. Ancora ci scrivono: con troppi giovani in campo e senza punte si retrocede, a gennaio bisogna portare dei rimedi, specialmente in attacco ancora. E infine un messaggio dove un nostro telespettatore dice: i playoff si allontanano, i playout si avvicinano, invece di pensare a scoprire nuovi talenti, magari come quelli arrivati in estate, non sarebbe il caso di pensare a qualche giocatore affidabile per salvare la categoria? E gli ultimi due: mi piacerebbe sapere quando la società rinnova il contratto al mister. E infine: ma era proprio il caso di prendere il gol su contropiede? È vero, assolutamente. Sottoscriviamo. Su Di Carlo c'è un accordo di massima, gode della massima fiducia di Volpi e dei dirigenti dello Spezia, quindi credo che sia una questione solamente di formalità. La società ha ben chiaro che a gennaio bisognerà fare, e abbastanza. Nenè ha avuto tanti problemi, anche legati agli infortuni. Granocce è un giocatore che purtroppo veniva da un anno particolare, è un giocatore che non ha ancora la forma piena e quindi qualcuno dice è servito a poco, quello dobbiamo dargliene atto. Serve un attaccante in grado di trasformare in oro quello che lo Spezia crea, solo in questo modo lo Spezia potrà ambire ai playoff. Diversamente albergherà, come abbiamo detto prima. In questa situazione, speriamo di no. Vediamo l'intervista al mister. Sì, andiamo velocemente a sentire le parole del dopo partita di mister Di Carlo. Visto, abbiamo assistito ad una bella gara, lo Spezia si era anche illuso, essendo passato in vantaggio proprio in apertura con il gol di Piccolo. Beh, abbiamo iniziato molto bene noi, il primo quarto d'ora 18 minuti, poi dai nostri 4 errori in fase di impostazione abbiamo dato ripartenza alla Spal, che sappiamo che è una squadra forte
in quella situazione lì ci siamo abbassati un po' troppo, è venuta fuori la spalla chiaramente con più coraggio. Noi lì dovevamo essere bravi ad alzare un po' il baricentro, ci siamo troppo abbassati e quando ti abbassi troppo poi dai le possibilità sia sui cross sia magari sulle punizioni. È arrivato un gol su punizione, chiaramente che bravi la spalla, un po' meno bravi noi. Bravo Cigione nelle altre due occasioni a fare due belle parate. Il primo tempo è finito da 1, però se devo essere sincero la spalla ha premuto di più negli ultimi 20-20 minuti, quindi diciamo che siamo andati fra primo e secondo tempo a fare con l'1-1 e nel rientro nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo messo i due attaccanti vicini, abbiamo rinunciato a giocare, abbiamo cominciato a trovare le nostre linee di passaggio, abbiamo fatto noi la partita. Un'occasione della spalla, gol, e ha vinto la partita, mentre noi negli ultimi 10 minuti finali abbiamo avuto 3 occasioni per poter pareggiare la partita e non ci siamo riusciti, quindi l'analisi è tutta qui. La cosa che mi è piaciuta del secondo tempo è stata che abbiamo giocato molto di più del primo tempo, con più continuità. Quello che non mi è piaciuto è che bisogna giocare per 95 minuti e non dare all'avversario probabilmente quelle ripartenze che in Serie B sappiamo bene che contano e contano molto. In effetti la Spal ha messo in difficoltà proprio con questi recuperi di palla a centrocampo e con questi ritmi molto molto elevati. Sì, ma anche noi abbiamo ritmi elevati. Il problema è che se recuperiamo palla noi siamo ripartiti, nel secondo tempo abbiamo fatto un'azione, la dico così, 2-1, piccolo e più, e l'abbiamo sbagliata. Mentre la Spal probabilmente è arrivata molte volte in porta facendo bene l'ultimo passaggio, facendo bene il cross. Devo dire che la partita secondo me è stata molto in equilibrio per tutte le squadre. Gli ultimi 20 minuti meritava di più la Spal del primo tempo, nel resto della gara penso che lo Spezia abbia giocato con personalità e abbia fatto tutto quello che poteva fare per pareggiare la partita. Classifica sia per lo Spezia che per la Spal che rispecchia i valori a suo giudizio? No, per noi no assolutamente, e dobbiamo cercare di cambiarla nel più breve tempo possibile, già iniziando con il Perugia, perché comunque sabato scorso quel Frosinone, cioè, una partita vinta, però va bene, questo è il calcio, ci ritornerà nel futuro se noi ci crediamo, se ci lavoriamo, però bisogna avere un po' più di cattiveria, cioè, perché io chiamo quella cattiveria che è più di convinzione cattiveria, perché se dalle volte sembra che aspettiamo sempre che gli altri magari delle volte ci fanno gol per reagire, invece dobbiamo essere un po' più cattivi, un po' più maturi e dobbiamo farlo velocemente, perché sabato abbiamo un'altra partita difficilissima che è il Perugia, che sappiamo bene quanto forte è, però anche lo Spezia è forte e cercheremo di rifarci contro il Perugia in casa nostra. Per quanto riguarda la Spal, che oggi è seconda? La Spal, vanno fatti i complimenti, finché continua a giocare così e che gioca in questa maniera qua, con ritmi alti, ripartenze, e chiaramente quando c'è da non subire gli gira bene, andrà avanti così, però il calcio, la Serie B è lunga, quindi bisogna sicuramente cercare di dare continuità, quella che magari oggi a noi l'abbiamo interrotta, la Spal sta continuando a fare. Grazie mister. Grazie a voi. Proiettiamoci in avanti e andiamo a scoprire il prossimo turno, la 19ª giornata di campionato, che sarà aperta dall'anticipo in programma per venerdì 16 dicembre alle 20:30 tra Trapani e Frosinone. E quindi andiamo a vedere chi invece giocherà sabato 17 alle 15, ovvero Bari-Avellino, Cittadella-Pisa, Latina-Brescia, Novara-Cesena, Provercelli-Spal, Salernitana-Carpi, Spezia-Perugia, Ternana-Vicenza. Domenica 18 dicembre alle 17:30 Benevento-Ascoli, lunedì 19 alle 20:30 l'ultimo posticipo che vedrà in campo il Verona contro l'Entella. Sarà quindi proprio il Perugia il prossimo avversario dello Spezia. Allora, in attesa del collegamento telefonico con il professor Augusto Laprato, andiamo a vedere quali sono in sintesi i pregi e i limiti del Perugia. Per quanto riguarda gli aspetti positivi, i risultati esterni, il possesso palla, le palle giocate, i passaggi riusciti e l'entusiasmo. Per quel che riguarda invece i limiti, il calo di intensità, lentezza e poca concretezza. Dovremmo quindi avere in linea Augusto. Buonasera professore. Allora Selene, buonasera, ben risentita naturalmente. Saluti a tutti gli amici in studio, ai tecnici, agli sportivi. Buonasera Augusto, subito io ti chiedo un piccolo preambolo su Spal Spezia, così poi puoi andare tranquillamente sul Perugia invece, perché dobbiamo guardare rapidamente al prossimo turno. Dunque, allora il discorso è questo, c'è molta amarezza per Ferrara, però qui c'è da dire anche delle cose che
c'è un detto molto bene del grande presidente passato che fu Pertini, il quale assisté anche alla partita, alla finale dell'82, quando l'Italia fu campione del mondo. E lui disse: a brigante, brigante e mezzo. Cosa significa questo? Se si va a Ferrara e sappiamo che questi fanno un 3-5-2, molto organizzato, noi dobbiamo fare un atteggiamento tattico uguale. E poi avendo a disposizione un giocatore, io non è che insista sempre su Ceccaroni per dei motivi polemici, ma di verità, aveva giocato con loro un anno, conosceva pregi, ma conosceva anche dei difetti. Quel Ceccaroni che a Palermo era stato uno dei migliori in campo di tutta la retroguardia e lo Spezia aveva passato il turno col Palermo. Ecco, io dico questo, che bisogna che, siccome ci sono altre squadre che usano il 3-5-2, cioè la Spal, la Provercelli, il Latina, il Novara e attenzione il Pisa, dove lo Spezia dovrà andare, Gattuso ha giocato col 3-5-2 contro il Bari. Quindi bisogna che un allenatore sia duttile, sia eclettico e studi a seconda delle squadre che va a affrontare. Detto questo, io passo alla presentazione di questo Perugia e ritornerò poi sul fatto della difesa a 3. Andiamo subito, quindi gli aspetti positivi sono questi: risultati fuori casa sono stati fatti 14 punti dal Perugia, 3 vittorie, 5 pareggi, una sola sconfitta. Quindi fate conto voi che ha fatto in pratica 14 punti dei 29 che ha, l'ha fatti fuori. Quindi una cosa straordinaria come squadra. Poi andiamo a vedere sul piano tattico. È una squadra che ha un po' contro il Verona, perché noi, e Di Carlo quando studia la partita, dovrà vedere la partita col Verona in trasferta, non quella in casa con la Provercelli. Sul piano tattico loro hanno avuto il possesso di palla del 58%, poi hanno avuto di giocate rispetto al Verona 585 giocate contro le 452 del Verona e i passaggi riusciti il 63,1%. Quindi bisogna che il tecnico si renda conto di queste cose. Infine c'è da dire che c'è un grandissimo entusiasmo a Perugia, tanto che cosa è successo? Hanno già organizzato i club, hanno già organizzato i pullman per venire alla Spezia, va bene? E c'è questa fiducia che loro hanno perché hanno fatto risultati straordinari fuori. Vengono fra l'altro da una serie di risultati positivi che hanno fatto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partite, 10 punti. 2 vittorie e 4 pareggi. I limiti quali sono? Ci sono anche dei limiti però, perché nessuna squadra è perfetta. Ci sono dei cali di intensità. Il calo di intensità comporta quindi nei giocatori una lentezza e una concretezza limitata, diciamo in questo senso. Andiamo quindi a vedere questa squadra che io presento in un modo che è diverso da quello che magari certi gazzettieri, giornali riportano, come si faceva con Pinocchio. Il discorso è questo: loro hanno un asse portante, andiamo a vedere questa organizzazione. In porta c'è Rosati. E quindi l'organizzazione è questa: 4, ci siamo? 2, 3, 1, ma ci sono delle caratteristiche e dei movimenti che è bene conoscere anche per gli sportivi. Andiamoli un po' a vedere. Rosati in porta è un portiere sostanzialmente affidabile, poi andiamo a vedere questa difesa. Attenzione, si parte a destra da Belmonte. Belmonte copre la fascia, io ricordo un amico, Fascetti, che diceva: c'ho Zambrotta che mi copre la fascia, prima che andasse alla Juve. Copre la fascia, spinge, si propone e quando lui viene davanti, se fate vedere la grafica, c'è un movimento straordinario. Nicastro si accentra, che è quello sulla destra, si accentra. Quindi lui ha via libera, dobbiamo stare attenti anche a questo movimento. Centrale Volta, Volta è un giocatore straordinario, un giocatore di grandissima esperienza, centrale difensivo, di piede destro, ma naturalmente viene da campionati straordinari. A Cesena è stato un mito, ma è stato grande anche alla Sampdoria. Quindi questo è un giocatore che sa pilotare, quindi è il secondo dell'asse portante, il portiere Rosati e poi c'è Volta. L'altro centrale è Monaco, figlio di un ex calciatore molto bravo che è stato a Catania, e questo è giovanissimo, è del 92, però ha dalla sua una stazza notevole, 1,94.
Quindi pensiamo di evitare i palloni molto alti, perché uno di 1,94 li prende tutti lui. Quindi è un giocatore, poi mette fisico e velocità. Sebbene abbia questa corporatura, questa altezza, però è molto veloce, molto rapido. Quindi è uno che vive nei duelli fisici. Chi dei nostri attaccanti si trova con Salvatore Monaco deve sapere che questo la butta sul piano fisico. E poi a sinistra c'è Di Chiara. Di Chiara è un giocatore che può giocare in tante squadre di Serie A. Se si va a vedere certi terzini sinistri di Serie A messi, Di Chiara è veramente superiore. Come dice diceva il vecchio giornalismo, a polmoni. Cosa vuol dire a polmoni? Io uso un po' il calcese, perché gli sportivi in queste frasi si ritrovano. Può salire, grande corsa, appoggi, ed è un punto di forza della difesa. Quindi è un giocatore che raffoggia, combatté con il Pisa per il passaggio in Serie B, ma fece una grandissima stagione a Foggia. Questi sono questi difensori. Un'altra chiave ora dell'asse portante è Brighi, messo come mediano insieme a Zebli, ma attenzione, poi ci sarà una sorpresa. Brighi naturalmente è un giocatore di grande esperienza, ha passato 11 società, ha grinta, interdizione e esperienza. Però ecco, attenzione, a un certo momento nella partita contro la Provecelli aveva stancato a tal punto il tecnico che lo ha cambiato con Acampora, che è subentrato, ex nostro Acampora, che ha giocato benissimo ed è stato superiore anche a Brighi. A sinistra c'è Zebli, è un ivoriano, di grande intensità questo, è giovanissimo, ha 20 anni, quindi lui dà un contributo, accanto alla grande esperienza che ci può essere di alcuni giocatori, c'è però il contributo della gioventù, l'intensità, è un ruolo naturale, è il mediano, ecco, sia lui sia Brighi, questo lo dico agli sportivi spezzini, sono due mediani veri, il loro ruolo naturale è questo. Ora andiamo a una fase importantissima, che è quella dei tre che sono sul centrocampo. Uno è Nicastro. Nicastro ha molte attitudini, può fare la punta centrale, può fare la seconda punta, ma quando scende Belmonte si sposta. Ed è un giocatore, io lo vidi a Pisa, ma era molto giovane, era l'11-12, il 2011-12, quindi aveva 20 anni, non si poteva pretendere molto. Però è un mancino, quindi è uno che può crearti anche dei problemi. Quando sale Belmonte, lui si sposta centralmente, col piede sinistro può trovare la porta. Poi c'è Guberti, e Guberti qui, meglio di Dicano, non lo conosce nessuno, perché Stefano Guberti, nato come esterno offensivo, quando andò alla Samp e aveva Di Carlo, Di Carlo lo usò come trequartista e come jolly di attacco. Quindi Di Carlo conosce queste capacità, però può anche sapere come limitare naturalmente, perché è stata una creatura sua, come qui, come trequartista, oppure anche vertice di un rombo. A sinistra ci abbiamo Desi. Desi è quello che il vecchio giornalismo definiva un motorino, cioè rovescia il fronte con passaggi molto precisi, si propone e quindi è un giocatore di rapidità e di velocità. Ora andiamo alla punta, che è Di Carmine. Di Carmine è la punta autentica, giocatore che ha fatto 6 gol e è una punta centrale. Ora, per metterlo in difficoltà, ritorno al famoso 3-5-2, Longo l'aveva messo in difficoltà con 3 difensori centrali, Longo aveva fatto questa tattica, e poi i 2 terzini un po' più alti. E ha fatto, come si dice, la guerra con Legati. Quindi lui, di fronte a una difesa a 3, può trovarsi in difficoltà, come si è trovato in difficoltà con Legati. Io ho detto questo, intelligenti Pauca, chi vuol capire, bastano poche cose. Come soluzione di ricambio in fase di attacco c'è Drolet. È velocissimo, è un attaccante molto rapido, è un ivoriano e può fare l'ala sinistra o anche eventualmente l'ala destra. Era stato provato dalla Juve, però sul piano tecnico non aveva convinto, però ha delle qualità atletiche. Grazie. Ok, Augusto. Detto questo, siamo a posto. Grazie mille, buona come al solito. A tutti e soprattutto a Brigante, Brigante e mezzo. Buona serata. Speriamo, grazie Augusto davvero. Sempre preciso, ci prova sempre con la difesa 3. Eh sì. Grande stimatore, dice Caroni, però lo Spezia
difficilmente giocherà così. Certo, Gianluca, bisogna cercare di ottenere i tre punti, perché poi si va a Pisa e quello è un campo che chiaramente, al di là delle difficoltà dei toscani quest'anno, è una partita che loro giocheranno al massimo. Sì, è vero, è vero. Col Perugia partita molto difficile, perché Perugia è una grandissima squadra del momento, con grandissime potenzialità per arrivare in fondo in quella posizione. Pisa anche sì, perché sarà anche l'ultima gara prima di un lungo periodo e poi chissà cosa succederà. Potranno partire anche quasi tutti i giocatori del Pisa. Quindi è ostica per chi è considerato derby, il fattore Gattuso in panchina e una squadra che comunque segna ancora meno di noi, ma sì, subisce veramente pochissimo. Vabbè, non andiamo troppo avanti, pensiamo al Perugia, a provarci col Perugia. Sì, un ultimo messaggio. Chiudere, esatto, Franco Capozza è d'accordo con il nostro professore, dice: bravo Augusto, lo Spezia doveva giocare a specchio con il 3-5-2. Ancora un altro messaggio dove ci dice un nostro amico da casa: io trovo che questa squadra con un correttivo minimo potrà giocarsi il campionato con tutte. Il problema, secondo me, è l'ostinazione a giocare da parte del mister sempre con il 4-3-3. Io, Gianluca, personalmente, 4-3-1-2, personalmente resto convinto anch'io che questa squadra, forse perché punterebbe sugli uomini migliori che ha per caratteristiche, si esprimerebbe meglio con quel modulo, però stiamo continuando a giocare alla stessa maniera di quando, fino al 31 agosto, c'era Pietro Iemmello, diciamolo, però senza averlo. Se fai una preparazione di un certo tipo, sfruttando caratteristiche di un certo tipo, un modulo di un certo tipo, la squadra ha dei meccanismi per giocare in una certa maniera. Ci sarà la lunga sosta, saranno presi giocatori funzionali, da lì in poi potrà cambiare la musica, lo speriamo tutti. Sì, poi bisogna sempre valorizzare al massimo coloro che si hanno e magari cercare di nascondere i punti deboli che abbiamo, dove li abbiamo. Ok. Gianluca, prima di provarci col Perugia, naturalmente ti chiedo anche questa settimana. Abbiamo la torre, La torre. Proprio quasi alla vigilia della partita col Pisa. Io ringrazio la regia, Raffaele, grazie, perché insomma è il castello di Gargamella, sembra questo. Speriamo che non saltino fuori i puffi, perché altrimenti rischiamo di perdere veramente la nostra credibilità. Ok, chi butti giù questa volta? Allora, questa settimana, dopo tre sconfitte consecutive, era la sorpresa di questo campionato, il Cittadella. Fantastico. Terzo KO consecutivo, un momento di flessione, ci mancherebbe altro, una squadra, quella di Venturato, che sta facendo tanto, però dopo tre KO è giusto buttare giù dalla torre chi merita un momento non positivo. Sì, effettivamente, nonostante appunto sia andata anche oltre le aspettative, continuiamo a dire che è una delle sorprese di questo campionato, adesso vive una fase di appannamento, ora Fitta diciamo netta, che sì, netta, poi su un campo, insomma, il Cesena non facile, però che aveva i suoi problemi, una squadra che aveva i suoi problemi, e quindi abbiamo scelto il Cittadella, che comunque insieme al Benevento e soprattutto a questa SPAL che sembra volerlo sostituire, rimangono tra le note più liete di questa prima fase del campionato. Ok, grazie ancora a Raffaele Maulella per questa bellissima grafica. Selene, grazie anche a te. Grazie Marco, grazie a tutti i nostri telespettatori. Gianluca, naturalmente ci proveremo col Perugia. Ci proveremo col Perugia e poi dopo il Super Derby alla vigilia di Natale. Arrivederci. Servono i tre punti, arrivederci. Metti la